tutto cominciato qua. Qui c'era il guado del Tevere, che permetteva con minore difficoltà o maggiore facilità di attraversare da una sponda all'altra, ma soprattutto qui c'erano i colli che proteggevano Roma, gli abitati altoarcaici. A pochi passi da qua c'è addirittura un insediamento, i resti di un insediamento del XIV secolo a.C. Roma ha iniziato a vivere nell'VIII secolo a.C., ma comunità erano ben prima. E questo luogo si chiama Via di Ponterotto, ci ricorda che il Tevere è stato la vita per Roma, ha permesso che arrivassero tutti i traffici commerciali, il cibo, c'era la possibilità di difendersi, ma anche se era abbastanza lontani dal mare per non essere assaliti come le città costiere. Quindi la scelta di far nascere qui Roma, ovviamente, il Campidoglio, ovviamente il momento fondativo, storico, sul Palatino, ci viene ricordato anche da edifici come questo, la Casa dei Crescenzi, che è fatta interamente di pezzi ricavati da antichi monumenti. Venivano smontati, demoliti, ricostruiti, e qua abbiamo uno sorprendente mosaico, un puzzle di pezzi antichi, e chi passa non capisce, ma è romana, è moderna, è medievale, sì, è del X-XI secolo. Lasciamo il traffico del Lungotevere e andiamo ad ascoltare il silenzio dalle banchine lungo il fiume e andiamo a scoprire l'isola Tiberina. Ponterotto è rimasto il poco che vedete, ma pensate che nel Settecento ci si facevano dei picnic all'aperto. Un po' chi conosca New York abbia scoperto la High Line, l'ex ferrovia trasformata in un giardino pensile. Beh, a Roma lo si faceva più di due secoli prima ed era un modo per scoprire la bellezza del fiume e di fare di necessità virtù. Il ponte era crollato e tuttavia ci si poteva incontrare e avere un momento di socialità. Ed ecco che suonano anche le campane all'isola Tiberina, San Bartolomeo, e la bellezza di questo incredibile, incredibile spazio nel cuore della città. In questo momento è mezzogiorno, avete sentito anche forse il botto del cannone del Gianicolo. Dopo più di due anni di pandemia, in un periodo terribile come quello che viviamo con la guerra, l'angoscia ci ha oppressi. Riscoprire la gioia di camminare può permetterci di scoprire anche qualcosa che vediamo ogni giorno ma non guardiamo davvero, e per chi non è romano scoprire qualcosa di sensazionale, come la grandezza, la complessità, la ricchezza, le sorprese che riserva Roma, certo a partire da questo luogo incredibile, l'isola in mezzo al Tevere. Vogliamo tornare a respirare, vogliamo tornare ad andare non soltanto all'aperto, camminando con chi ci sta a cuore, anche da soli. Possiamo anche leggere queste pagine a casa nostra e ci aiuteranno, io penso, a scoprire qualcosa che io per primo scopro ogni giorno, accorgendomi di quante cose non so ancora della grandezza dei 2800 anni di Roma che si trasformano costantemente.